introduco brevemente questo convegno, questo incontro, con delle considerazioni. Quindi, come nasce questo incontro già è stato divulgato sui network, sostanzialmente dal desiderio condiviso di un'indagine meglio e più approfondita sulle origini della città. È un'esigenza sentita, molto sentita. Chiunque si occupa di Galatina ha, come io dico, una pena al cuore, dovendo iniziare da Santa Caterina in poi. Tutte le guide, io stesso quando accompagno gli amici, rimaniamo un po' così, diciamo, prima della Basilica non c'era niente di edificato a noi noto, muri a secco, cannucciati e tegolini, ma probabilmente ce lo diranno, forse così non è. Chi sono i relatori? Inizio per ordine anagrafico. Rino Duma, poi li presenterò meglio. Maurizio Nogera, Raimondo Rodia, Adriano Margiotta. Che cosa hanno in comune? Sì, tra l'uno e l'altro ci passano 20 anni. Quindi 20 anni. Dal 43 al 73. 73. Eh? 73. Quindi mi devi chiamare papà. Ecco. E l'obiettivo è chiaro. L'obiettivo è vedere se finalmente riusciamo a superare questi limiti di conoscenza che a noi sono sopraggiunti con delle indagini, con degli approfondimenti, con delle ricerche, utilizzando anche le innovazioni tecnologiche. Oggi un'indagine conoscitiva del sottosuolo la si può fare agevolmente, ci sono mezzi e strumenti oramai che permettono dei risultati che un tempo non si sperava. Bene, io prima di iniziare a dare la parola ho voluto portare un piccolissimo contributo che non va a toccare la sfera di competenza delle relazioni, perché è una mia curiosità e voglio condividere con voi. Parto da lontano, ma stringo subito, anche perché i tempi, noi abbiamo programmato, siamo in 5, 20 minuti a testa, 100 minuti per l'ora di pranzo, di mezzogiorno dovremmo aver finito, quindi non staremo qua ad annoiarvi. Naturalmente il dibattito non è previsto, però qualsiasi richiesta di informazioni è ben accettata, è gradita. Quindi, dicevo, parto un po' da lontano. La nostra terra, 4 miliardi 540 milioni di anni, il Salento è relativamente giovane, si parla di meno di 100 milioni di anni, che sono un'inezia rispetto ai 4 miliardi 500. Ciò nonostante abbiamo dei rilevamenti di presenze umane già nel Paleolitico, pensiamo alle grotte delle Veneri di Barabita, alla Baia di Uluzzo, alla grotta Romanelli, la grotta dei Cervi, eccetera. Questa nostra lingua di terra, questa messa di terra tra due mari, ha subito, come un po' ovunque, quelli che sono stati mutamenti geomorfologici. Noi siamo andati sott'acqua diverse volte, almeno 4 glaciazioni. Tutto ciò che ci circonda è frutto di sedimentazione marina. Tutto, assolutamente tutto. L'unica terra che galleggia in Italia. E veniamo a Galatina, sono partito
Gradina è un piccolo miracolo, geologicamente parlando. Perché? Questo da bambino io l'ho sempre guardato con una curiosità, con un misto così di mistero, come si possano formare certe situazioni. Noi siamo su una falda freatica, di superficie che ci regala milioni di metri cubi d'acqua potabile, almeno lo era prima dell'inquinamento dell'uomo. Questa, la falda freatica non è altro che un vero e proprio mega contenitore con un fondo di strato impermeabile, poi uno strato poroso dove c'è l'acqua e poi sopra un po' impermeabile, un po' no, comunque a diretto contatto con l'atmosfera. Pochi metri e noi attingiamo ad acqua. Ma il miracolo non si ferma qui, perché tutto intorno a questo bacino è contraddistinto da quelle che vengono chiamate vore, diminutivo di voragini, che tutelano la salubrità dei luoghi. Ossia, quando c'è un'eccessiva precipitazione, noi non ci trasformiamo in una zona paludosa, in una zona umida, in una zona insalubre, perché tutte le vore che sono intorno a questo bacino freatico fanno come da troppo pieno, smaltiscono. E quindi ci hanno regalato un giardino di incredibile fertilità, con l'acqua sotto i piedi, un sole che è quello che tutti conosciamo, e a me sinceramente sembra strano che questo possa essere sfuggito ai nostri saggi antenati e che si debba partire dalla Basilica in poi. E noi abbiamo dolomia, come dicevo, formazione di pietra compatta sino all'argilla, e questo meraviglioso habitat. Questa curiosità è solo così un seme che voglio gettare alla curiosità dei presenti. Dopodiché io mi devo fermare un attimo per portarvi i saluti del sindaco, che non è potuto essere con noi perché è in ospedale, a fare il suo lavoro, è di turno praticamente. Dopodiché concludo con un appello che vorrei, che mi viene dal cuore, e questa è un'occasione per lanciarlo. È un annuncio, l'appello è triste, l'annuncio è bello. Salviamo il cavallino bianco da una fine ingloriosa. Sono 800 più 800 più 600 mila di euro che sono riusciti ad attingere. Nonostante abbiamo più volte parlato, non è previsto un euro per l'acustica. Il luogo della parola, il luogo del teatro, il luogo della musica, il luogo dove tutto ha funzione acustica, non c'è una lira, un euro speso per l'acustica. Ditemi voi se i tecnici possono sopportare una situazione del genere. Quindi noi facciamo voti, facciamo un appello, perché non dico che bisogna realizzare l'acustica, anche se i nuovi progettisti progettano prima l'acustica e poi il contenitore intorno. Ma almeno non so se mai potrà ospitare musica da camera, no. Musica sinfonica, no. Musica lirica, no. Convegni, no. Forse, non lo so, lo stanno facendo per il veglioncino dei bambini. Ecco, mi fermo per quanto riguarda l'appello, quindi speriamo che le istituzioni, quando spendono i soldi,
lo facciano bene. E poi un annuncio carino, bello. Tra qualche giorno renderemo pubblico e ufficiale una iniziativa che sono sicuro tutti voi condividerete e apprezzerete. Apriremo su un network una pagina in onore di Andrea Ascalone. Lo scopo è, senza sponsor, senza pubblicità occulte o meno, portare in quella pagina 50 anni di parlato, perché Andrea parlava sempre, 50 anni di esperienze con ognuno di voi, con ognuno di noi, perché poi alla fine, con una sottoscrizione pubblica, con una borsa di studio dei giovani che studiano comunicazione, seguiti da esperti giornalisti, possano fare una pubblicazione. È un regalo che merita Andrea Ascalone, ma merita soprattutto Calatino. Ecco, io mi fermo qua e passo la parola a Rino Dumma dopo averlo presentato. È nato a Calatino nel 1943, si è laureato in economia e commercio, ha insegnato scienze matematiche sino al 98. Ha finito la carriera facendo il preside presso la scuola media di Porto Cesareo. Da settembre 2001 è in pensione. È un giornalista, per sua stessa ammissione, non pubblicista per scelta di vita. Sin dalla prima metà del 70 ha scritto su alcune riviste locali, quali il Corriere Nuovo e seppure sporadicamente il Calatino. È stato direttore redazionale dello Sportivissimo e del Gazzettino di Calatino. Insieme ad alcuni amici è stato redattore delle riviste satiriche locali La Taranta, Il Presepio, La Befana. È attualmente direttore redazionale del Filo Taracne. È stato presidente del Circolo di Cittadino Atena per ben 44 anni, dalla cui carica non è una bella notizia. Si è dimesso qualche mese fa. È stato dirigente e segretario della Proitalia Calatina dal 1980 al 1992 e presidente dell'associazione sportiva Cuore Bianco Stellato, sorta da poco. Realizza annualmente gli almanacchi calcistici dedicati alla squadra della Proitalia, che ha intitolato Storia di una stella, e all'Inter, intitolato Il Nero Azzurro. Ha pubblicato i romanzi La falce di luna, La scatola dei sogni, La donna dei lumi. Di prossima pubblicazione, questo è interessante, un'opera dedicata al dialetto calatinese intitolata La Taranta, in cui ha riversato le sue quattro commedie, le poesie dialettali, i proverbi, i modi di dire calatinese, i soprannomi cittadini, la coniugazione dei verbi più importanti, anche il dialetto, le filastrocche, gli scioglilingue, le ninnananne e per ultimo i frizzuli calatinesi, che è una rubrica in cui sono presenti alcuni importanti legami tra il dialetto e la lingua italiana. All'aspetto più importante è che ogni pagina in dialetto avrà a fronte la traduzione in italiano. Amante di storia locale e meridionale, Rino Dumma ci parlerà delle ipotesi di origini di Calatina nel nome. Inizio intanto dai saluti, vi ringrazio per essere venuti amici e vi ringrazio soprattutto per aver preferito questa conferenza che è molto interessante e che va in futuro sviluppato ulteriormente, e di aver preferito questa conferenza ai bagni al mare. È un grande sacrificio, ma mi auguro che valga la pena. E gli argomenti che quest'oggi noi tratteremo sono argomenti che presentano una certa difficoltà, sono un po' discoli, impegnativi, direi delicati, perché purtroppo poggiano su una scarsa documentazione storica.
le fonti sono modeste, e c'è qualche reperto, grazie ai reperti possiamo noi avanzare poi delle ipotesi. Quindi sia io che tutti quanti gli altri amici proveranno a fare delle supposizioni, purché siano basate, ripeto, sulla documentazione storica. Altrimenti si può facilmente sconfinare e oltrepassare le colonne d'Ercole della conoscenza, e quando si va al di là facilmente si scende in fantasticherie, delle cose campate in aria e basta. Quindi bisogna stare molto attenti, agire con circospezione, con cautela, e badare attentamente a non andare al di là di certe cose. Il mio argomento è forse il più ostico rispetto agli altri. Lo potrei risolvere in poco tempo, basterebbero 5 minuti, perché c'è poco materiale. Galatina sappiamo bene che trae origine da certe cose, e poi ne parleremo più avanti. Ma per quanto riguarda il significato che è nascosto nel toponimo Galatina, e beh, lì ci sono 4-5 ipotesi, non di più, e quindi in poco tempo io liquiderei questo intervento. Però consentitemi, visto che mi è stata data la possibilità di fare questo intervento, di partire un po' da lontano per vedere Galatina nella Messapia. Chi era? Che cosa facevano i galatinesi? Quale storia importante hanno vissuto? E quindi parto da lontano, dalla Messapia. Lui ha già risposto. Messapia deriva, sono due termini, da mesos greco, che significa in mezzo, tra, e poi c'è una radice finale, ap, che stando al linguaggio, alla lingua illirica, dovrebbe indicare acqua. Quindi terra tra le acque, praticamente si è portati a dire tra lo Ionio e l'Adriatico. Lui invece mi ha anticipato, ha parlato di numerose sorgenti di acqua. Ci sono i laghi di Alimini, ci sta il canale del Lasso, ci sta il fiume Idro, ci sta il fiume di Galatena, state attenti. Il fiume di Galatena sapete dove sta? Che purtroppo l'uomo ha chiuso definitivamente per poter ricavare terreno dove costruire l'uomo di oggi. Si trova esattamente accanto alle quattro colonne. Le quattro colonne sono chiamate Torre del fiume di Galatena. Io ho pensato inizialmente che questo fosse un nome sbagliato, perché Galatena non la si trova nel mito greco. Al limite posso accettare Galatea, che era una Nereide, una ninfa delle acque, e allora ho pensato che ci fosse l'errore, doveva essere Torre del fiume di Galatea, invece no, ho sbagliato ad intendere queste cose, Torre del fiume di Galatena, e poi vedremo perché. Ma oltre a questo c'erano altri fiumi, per esempio la sorgente della fontana greca Gallipoli, il fiumiciattolo che sta verso il Pizzo, e tanti e tanti altri. Poi lui ha parlato anche delle Vore, dove le acque vanno giù e quindi determinano questo immenso lago, e l'acqua di questo lago facilmente viene fuori. Abbiamo la zona delle Pozzelle vicino a Vitigliano, no? Dove basta fare con un dito, scavare un metro e mezzo, e l'acqua sorgiva. Quindi questa terra nostra, la Messapia, era una terra fertilissima, ferace, ubertosa, piena di vita, sorgente di benessere. Ed ecco perché c'era questa migrazione continua. E i Messapi da dove venivano? Anche qui le tesi sono più disparate. Ci sono quelli che dicono che i Messapi venissero dalla Illiria meridionale, cioè il Montenegro, l'Albania e la Macedonia settentrionale. Giusto, è vero, è così. Ci dicono altri invece che i Messapi venissero dall'Epiro, che sarebbe la parte nord-occidentale della Grecia, e dalla Tessaglia, e alla parte meridionale della Macedonia.
da dove veniamo noi, non dalla Macedonia, dalla Tessaglia. Le nostre genti vengono dalla Tessaglia e poi vedremo perché. Ci dicono anche che alcuni studiosi i messapi venissero dalla Locride, Grecia centrale, oppure da Creta, o che fossero dei Fenici. Quindi guardate un po' quante genti. Sono tutti venuti, secondo me, nel Salento. E inizialmente queste genti hanno guerreggiato tra di loro per prendere i punti migliori, quelli strategici. Ma siccome le incursioni dall'esterno c'erano in continuazione, come è oggi, che dalla Libia vengono barconi e barconi, Dio ci salvi da queste... da questo migrare continuo, perché con tutta la buona volontà di accoglierli, ma sinceramente alla fine poi diventerà un problema forse poco risolubile. E quindi decisero di allearsi, di fare un patto militare, quindi contro queste incursioni, un patto militare contro i tarantini che stavano lì, erano spartani, si può dire, i tarantini, quindi non erano cretesi, non erano della Tessaglia, quindi andavano contro. E infatti ci furono diverse guerre tra tarantini e messapi, molte delle quali furono vinte, ma alla fine vinsero i tarantini perché, aiutati poi dai romani, distrussero diverse città messapiche. Quindi crearono questo patto di acciaio ed è venuta fuori in una determinata epoca la cosiddetta dodecapoli messapica, e cioè 12 città che erano situate lungo le coste, il perimetro dell'Adriatico e dello Ionio e poi la parte interna a forma di triangolo. E qui noi abbiamo le città più importanti, di alcune, Veretum o Ireton, che sarebbe una località vicino Patù, e poi andando su troviamo Castrum Minerve per i romani, dove ultimamente è stato scoperto il busto della dea Atena e poi successivamente un braccio e una mano. Speriamo che si arrivi a ricostruire tutta la statua, che verosimilmente sarebbe alta 4 metri, un'opera d'arte, una grande opera d'arte. E questa scoperta la dice lunga sulla storia della Messapia. Minerva era Atena. Atena per me è insito nel nome Galatina, per me è Cali Atina, la bella Atena. Che ne dica la buon'anima del professore di Monsignore Antonio Antonacci, che non era d'accordo su questa versione. Va bene. Poi, andando più là, abbiamo, dopo Castro, troviamo Vaste, Basta, distrutta anche questa. Poi troviamo Odron, Otranto, Idruntum per i romani, ancora più su Rocavecchia, Turia Salentina, una grossissima entità all'epoca dei messapi. E poi andando ancora e un po' più nell'interno troviamo Cavallino, Sibar, che era a contatto con Lecce, Luppiai in messapico, Lupie in romano, in latino. E poi troviamo Brundium o Brundisium per i romani, e ancora più su troviamo Sturnium, che sarebbe Osturnium. Infatti, se voi ci mettete la O accanto Sturnium, otteniamo Osturnium, e quindi Osturnium attuale. Entrando dentro troviamo Mesagne, erano tutte roccaforti messapiche, erano invalicabili. Troviamo anche Scamnium, che era latiano. Andando ancora verso occidente troviamo Orra, Oria, Iria, Uria anzi, e poi venendo giù troviamo Manduria, ancora più giù troviamo Neriton, Neretum per i romani, per i latini, Neriton per i greci, Nariton per i messapi. Se voi fate attenzione, questo in greco
ci sta la professoressa Ada che mi può dare smentita o accettazione di quello che sto per dire, insegnante di greco, e acqua si dice neropes, vero? Quindi c'è questa radice ner retinum, neretum, ton pton significa terra da cui autoctono, che è quella persona del luogo. Quindi neriton significa terra dove c'era l'acqua. Quale acqua poteva esserci a Nardò? Molto probabilmente il fiume dell'Asso, dove va a perdersi poi. E Nariton per i messavi, da cui è derivato il vero nome di Nardò. Nariton, Nardon, Nardò. Ha conservato la prima radice, Nar. Dei paesi dislocati nella parte centrale non si fa menzione se non di Sallentia, che era Soletto, e questo ce lo dice, non sono notizie campate in aria, ce lo dice Erodoto, negli scritti di Erodoto noi troviamo Sallentia, Soletto, e accanto abbiamo la nostra città, che era a quanto pare un continuum tra le due parti. E poi c'è Luppiai per i messapici, Lupie per i greci. Allora, attenzione, la parte centrale non belligerava mai, non combatteva, era chiamata soltanto a produrre le risorse alimentari, quali per esempio ovviamente il bestiame, la pastorizia, l'agricoltura, come granagli, olivi, fichi, mandorli, agrumi, ed era la parte migliore, il vero paradiso, l'Eden, e si è situato al di qua delle serre salentine. Era una zona magnifica. Tutti lungo questa asse centrale erano dislocati vari paesi che ancora esistono. La provincia di Lecce conta quasi 100 paesi e sono tutti di origine messapica, perché questa era una terra, come dicevo poco fa, ubertosa, ferace, prosperosa, e tutte queste risorse alimentari poi venivano date alle città che si trovavano sulla costa ionica e adriatica, e da queste città ricevevano ovviamente la protezione. Ho dimenticato un paese della costa ionica, adesso mi viene in mente Ozankton, la terra di Ozan, cioè di Giove, cioè Ugento. Ora, prendendo in considerazione tutte queste città, alcune di queste hanno una radice in comune, e cominciamo ad entrare nell'ambito del nostro argomento. Questa radice in comune è data da G-A-L. La G è un qualcosa che migliora il termine, come un po' quando gli juventini ci mettono quella I lunga accanto a Juventus, ma Juventus, quella J, non esiste in latino, c'è la I e basta. Qualcuno mi obiettava, mi diceva sì, ma quella è di origine inglese perché dice Juventus Foot Club. Sì, ma allora bisognerebbe leggere non Juventus ma Juventus, come John, Joe, James e via discorrendo. Vabbè, mettiamo da parte la Juventus e gli Juventini, e speriamo che quest'oggi vada a buca. Scusate, ma è una battuta, so che ci sono tanti Juventini, so che ci sono tanti che magari mi vincerebbero dopo questa considerazione. E quindi era C-A-L, non G-A-L, come Callipolis. E poi si dovrebbe mettere la K meglio, K-A-E, Callipolis, Kalatos, Galatone, e poi abbiamo Kaliatinai, io la pronuncio così, e poi abbiamo Calimera, ha conservato la C perché ancora lì si parla il greco, non hanno ritenuto di mettere la G, ma la C. Poi abbiamo Galugnano, che era Calignano, Calignanum,
State attenti che tutti quei paesi che finiscono in anum, è perché anum significa appartiene a. Quindi se io dico Ruffano appartiene a Rufio, se io dico Ottaviano appartiene ad Ottaviano, o Casarano appartiene a Cesare, Casear Cesar Anum. D'accordo? Queste notizie credo che siano molto importanti. E poi abbiamo anche giù verso Patù, un po' più su, vicino a Ugento, un paese che si chiama Alliste. Mi auguro che qui sia presente un mio ex alunno. C'è Saul degli Afo, non è venuto. Vabbè, non va, che è di quelle zone. Lui mi diceva, professore, guarda, noi ci teniamo tanto che il nostro paese sia chiamato Calliste, non Alliste. Infatti noi in dialetto diciamo sempre Cagiste. K-A-L. Sapete che significa Calliste? Bellissimo, bellissimo. Ma c'è un altro termine che, guardate, è così suggestivo e sublime. E poche persone hanno fatto riferimento, è la Calabria. La Calabria era il nostro antico Salento, soprattutto la parte che stava verso l'Adriatico. La Calabria oggi è situata invece lì, alla Spromonte, alla Sila e via discorrendo. Ma i Calabri o i Galabri stavano qui da noi. Che significa Calabria? E ci sono due parti. Caleca o Scalon, ma in questo caso non si fa riferimento all'aggettivo, ma, mi scusate, ma al sostantivo Calon, se sto sbagliando correggimi, che significa bene, benessere, e Brion che significa? Brion significa, lo dice lo stesso termine, vivacità, dinamismo, sorgente. La Calabria era una sorgente di benessere. Vedete questi termini che si ripetono un po' ovunque. Ma c'era anche un altro sobborgo di Galatina, e ci parlerà a lungo il Raimondo Rodia, che si chiamava Cagliai, che sta esattamente nella zona dove c'è l'Ermitage, poco più indietro. Io sono convinto che in questo termine K, eccetera, eccetera, Cagliai, ci sia qualcosa, puntini, 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 di bello. Penso che ci sia qualcosa di bello, così come bello è presente per me sempre nel nome di Galatina, nel toponimo di Galatina. E allora, vediamo un po', da dove che venivano queste genti che si sono fermate poi ad portare su questo villaggio messapico. Venivano dalla Tessaglia, scusate, ed erano esattamente accanto ad un paese che ho trovato che si chiamava, e era Galatena, o Galatena, a un altro paese che si trovava accanto e che si chiama attualmente Calamaria. Vi dice qualcosa per caso? Calamaria o Colamaria? Se dico Colamaria, sapete subito, riferimento a quella zona di campagna che si trova vicino a Collepasso, credo, no? Cutrofiano, Collepasso. Chiamalo Colamaria. Calamaria si sta in quella zona della Tessaglia. E poi ho trovato anche altri paesi che si trovano, per esempio, in campagna, Policastro. L'ho trovato in quella zona. Palagiano, l'ho trovato in quella zona. E allora, perché hanno riportato questi nomi anche nella messaggia? Perché volevano ricordare i loro paesi distrutti dai persiani. Se ne sono venuti dalla Tessaglia, si sono riversati nel Salento e hanno costruito dei siti chiamandoli con i nomi delle loro città. Cali Atinai è la città riferita a Galatena in Tessaglia, o Calatena, o Calatana,
facciamo sempre lì. E per quanto riguarda invece il significato della del nome di Galatena, di Galatina, ci sono altre ipotesi suggestive. Monsignor Antonio Tonacci, anche se non fa riferimento sulla sua opera Città di Galatina, Galatina nella storia e nell'arte, o Galatina città di storia e arte, parla di tante cose ma non arriva al ragionamento finale che a me ha detto, cioè Galatina deriva da Galatos, che significa latte, città del latte. Casomai io una cosa del genere la darei a Galatone, perché Galatone, che ha quell'accento sdrucciolo che viene prima, che sta a indicare proprio il latte, Galacton, significa latte in greco. E quindi io direi che questa cosa di Galatina, città del latte, sia proprio da scartare. C'è per esempio Maurizio mi dice, dove è andato Maurizio? Sta lì. E ha un'ipotesi suggestiva ed è bella in effetti. Lui considera che nel toponimo Galatina si nasconda che cosa? Il latte di Atena. Perché ci sono le due radici, Galà, latte, e Atina, Atena, il latte di Atena. Ci sono invece altre versioni che riconducono il nome di Galatina a quel popolo, anzi quella fratria, quella grande tribù che veniva dalla Tessaglia, che era i Galati. Infatti a Costantinopoli c'è il corso principale che costeggia il mare, che si chiama Corso Galata. È vero, Maurizio? Andiamo avanti. Ci sta un'ulteriore, molto suggestiva, possibilità che spiega il toponimo Galatina. Sfogliando così per caso il vocabolario di greco, mi sono imbattuto in un termine che è galeotes. Galeotes significa ramarro, significa lucertola, sono animali che noi troviamo tipici della nostra zona, ma significa qualcosa di altro. Taranta, tarantola, ragno. Guardate un po', il ragno in galeotes abbiamo unito alla civetta presente nello stemma di Galatina, che è la dea sacra, l'uccello sacro della dea Atena. Tutte queste cose ci portano a dire che questi sono gli elementi su cui fondare delle supposizioni valide. Per me Galatina è e rimarrà sempre Kariatinai, nella speranza che un giorno, magari dopo aver trovato documentazione o altri reperti, la mia supposizione si trasformi in realtà. Ho finito. Bravo. Passare la parola ad Adriano Margiotta, vi presenterò. Permettetemi di ringraziare una presenza che è in sala ed è la Soprintendenza di Lecce con Pietro Copani, l'architetto, che in una giornata di festa come oggi, e probabilmente non retribuito, ha avuto questa sensibilità di venire a ascoltare quello che diciamo noi. Io lo saluterei con un applauso. Adriano Margiotta è nato a Galatina nel 1973. Vive ed opera a Galatina, dove svolge la sua attività professionale. Architetto con la passione per l'urbanistica e l'arte. La sua attività rispecchia le sue passioni. Laureato presso la Facoltà di Architettura di Firenze, con tesi di laurea in restauro degli edifici, la chiesa di Santa Maria della Misericordia in Galatina, più nota come chiesa Battenti, ha continuato con passione a ricercare nella sua attività professionale stimoli continui nel recupero di vecchi edifici di cui il Salento è ricco. Galatina, con il suo centro storico, è il suo soggetto preferito. Ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione, vincendo nel 2007 il concorso di idee per l'utilizzo funzionale del cinema Teatro Cavallino Bianco,
Nel 2009 è stato per un breve periodo responsabile ufficio tecnico Fiera Salento. Nel 2011 fonda insieme a una ventina di tecnici galatinesi l'osservatorio tecnico, che si pone come obiettivo primario la tutela del territorio e del patrimonio storico architettonico galatinese. Ci parlerà sul primo nucleo abitativo, ipotesi. Grazie a tutti per essere venuti così numerosi. Ho sentito subito che c'era voglia di ascoltare su questo tema che interessava molti, perché era stato poco trattato anche sui libri, specialmente, come diceva Dante, quel periodo che va da Santa Caterina in giù. Noi passiamo sempre da Santa Caterina in su. Allora, intanto volevo ringraziare per il lavoro di analisi che ho fatto Antonio Lorenzi, che è un ragazzo di Galatina che sta all'Università di Milano, sta facendo architettura e che ha lavorato così saltuariamente nel mio studio, e anche lui abita nel centro storico di Galatina, anche lui è innamorato del centro storico e anche lui sta facendo un percorso come il mio, che è arrivato qua a fare la tesi di laurea in restauro sulla chiesa dei Battenti, proprio per sancire alla fine l'amore che si ha per una città, che non termina mai perché il lavoro prosegue. Io l'analisi che ho fatto oggi, se la rifaccio tra un anno, la rifarei in un modo diverso, perché la ricerca non finisce mai. Ora, Antonio proseguirà su questo lavoro e ha intenzione di fare un esame proponendo un museo diffuso all'interno della città, un museo che racconta tutti i vari passaggi che sono avvenuti nei vari secoli. Questa cosa la si legge nel centro storico, nonostante molti interventi che sono stati effettuati nel centro storico hanno portato alla demolizione di parti, qualcuno dice meno importanti, e io parlerò proprio di queste parti meno importanti. Avevo preparato una prima parte in cui facevo un'analisi diciamo sulla cronistoria di quello che mi ha portato a fare la mia analisi finale. Siccome già Dante ma anche il professore hanno parlato già ampiamente dei messapi, quindi non mi soffermo su quel periodo, vado più avanti perché vorrei arrivare subito al nocciolo della mia analisi. Diciamo che vorrei parlare dall'anno zero in poi. Quando si inizia a parlare di Galatina? Viene menzionato nei vicus romani, quindi i romani che andavano a censire tutti quelli che erano i loro territori, e tra i vari territori praticamente veniva menzionato nell'albo nostro il vicus di Galatina. Molto probabilmente tutte le varie invasioni hanno portato queste genti a disperdersi nel territorio e quindi ci siamo ritrovati con numeri irrisori di abitanti. Quindi non c'era una notevole importanza sino a quando inizia una seconda ondata che arriva sempre dall'Adriatico. Oggi ancora vediamo, no? Da Oriente arriva tantissimo, no? Però questa volta arrivano per problemi religiosi. Allora, che cosa succede? I greci ortodossi che si spostano nelle nostre zone, nella zona nostra, infatti nell'interland di Galatina, se andiamo intorno ci sono diversi insediamenti, alcune cripte nelle vicinanze. Io cosa mi ha fatto riflettere questa cosa? Chi si è avvicinato nelle nostre zone si è mantenuto ai margini.
e ha cercato di avvicinare la popolazione. Popolazione che io suppongo che in quel periodo, diciamo nell'alto medioevo, era forse pagana. Forse non era una popolazione che ancora aveva coscienza del cristianesimo. Quindi a Galatina ci sono degli esempi di cripte all'esterno, ci sono 3-4 cripte, tra cui quella di regione proprio dell'insediamento messaglio, guardando verso legge, notevole, ma ce ne sono altre incontrate a Pisanelli, dove sono stati ritrovati anche lì e anche in zona San Vito sono stati ritrovati altri ritrovamenti, sia messaggi ma anche delle ceramiche greche, che vanno a cavallare sempre questa presenza continua sul territorio. Allora io sono partito da... perché tutti si aspettano di vedere la fondazione della città, chi ha fondato la città. Qua non ci troviamo di fronte ad una fondazione come nel caso dei romani, i greci non occupavano queste zone, i greci arrivavano qui per uno spirito quasi di sopravvivenza, la nostra terra era fertile, quindi loro arrivavano perché cercavano in terre nuove, cercavano di avere una nuova vita, quindi riportavano praticamente in queste terre la loro cultura, che poi a differenza degli altri che hanno occupato queste zone è rimasta in tutti noi, sia nella lingua ma sia anche nelle usanze, nei cibi. Allora ho iniziato a guardare il centro storico, l'ho iniziato a guardare partendo dall'analisi che vi sto raccontando, ho iniziato a pensare di togliere al centro storico tutti quelli che sono gli edifici fatti nel 400, nel 500, nel 600, nel 700. Dove sono andati a mettersi questi edifici? Sono andati a sostituire o dei vecchi edifici di poco interesse, o sono andati a sostituire i veri e propri appezzamenti di terra. Perché Galatina? Perché Galatina rispetto al contorno si trovava in una posizione, a parte una posizione centrale del Salento, infatti si parla sempre di un ombelico del Salento, ma si trovava in un limbo di terra geologicamente posto in un modo più alto, aveva quasi un declivio naturale praticamente verso Toledo, verso tutta quella fascia, diciamo, per chi conosce Galatina, dove c'era la circonvallazione esterna alle mura, e si trovava in una posizione di un'altezza di 85 metri. Più avanti vi mostrerò un rilievo che ho fatto per vedere proprio questa altezza, ma vi racconterò pure di un viaggiatore, uno storico dell'arte, che mentre veniva da Soleto verso Galatina inizio Novecento parlava di una cittadina bianca su di un colle. Oggi non riusciamo a vederla più questa cosa perché è tutto urbanizzato, oggi praticamente non riusciamo a riconoscere nulla di questo perché siamo andati a costruire anche verso Galatina, quindi mentre di questo colle è sparito tutto, ma anche del bianco nel centro storico molto si è perso, purtroppo. Allora, tornando indietro su quello che dicevo sugli edifici, ho cercato di togliere all'interno del centro storico tutti quelli che sono gli edifici, i palazzi, quelli che oggi tutti quanti vanno a guardare, no? Vanno a guardare il palazzo, vanno a guardare la chiesa importante, vanno a guardare questi. Io ho tolto tutto e ho cercato di analizzare le tipologie delle costruzioni più antiche. Allora, come erano le costruzioni nel Mediterraneo in quel periodo? Erano delle piccole costruzioni unicellulari che si affacciavano su un giardino di loro pertinenza e poi si potevano ampliare affiancando delle altre
Il giardino che era, spesso era recintato per proteggersi all'interno, proteggersi da qualsiasi cosa, da persone che possono arrivare, da animali, cioè proteggere quello spazio che ovviamente può diventare il loro cortile, sia per coltivare sia per allevare degli animali. Questa tipologia la ritroviamo in altri paesi del Mediterraneo, anche in Grecia. E come vedete su queste immagini, è una tipologia che si evolve anche ampliando la costruzione con il primo piano, quando nascevano delle esigenze familiari che portavano praticamente alla costruzione, quindi che necessitava la famiglia di un ulteriore spazio. Ma andando avanti, ho notato praticamente che nella nostra zona e nella Grecia Salentina questa tipologia la ritroviamo in altri paesi, a Martano, a Vernole, in altre città. Questa è una ricostruzione che è stata fatta a Martano, dove riporta la tipologia unicellulare con una porta interna e l'accesso sulla strada. Naturalmente questo qui si sviluppava tutte lungo delle stradine, e la strada è qui, la strada è dentro, e all'interno c'erano questi cortili sulle quali si affacciavano le tipologie delle case. Allora spesso succedeva questo, che il padre, quando il figlio si sposava, o costruiva la costruzione a fianco o lasciava la casa al figlio in morte e l'altro figlio prendeva la seconda casa. Quando iniziavano a mettere le cose, succedeva quello che è successo e ho visto in alcune parti del centro storico di Gravina. Questa è una foto che ho fatto in Via Dolce. Qui c'è anche la proprietaria di questa casa. E sono felice che è qui, perché alcune di queste case, anzi moltissime di queste case nel centro storico, sono state completamente distrutte. Molto probabilmente queste case facevano parte, non dico proprio questa, ma alcune di queste, molto, una tipologia molto povera, facevano parte di quel primo nucleo contadino che ha creato la città. Infatti moltissime di queste si trovavano lungo questo declivio naturale che andava verso Toledo. Sono state sostituite negli anni 60-70 da alcune costruzioni completamente moderne che stanno lungo il margine del centro storico. Questa casa, o queste tre case, poi ce ne sono delle altre che ho rilevato, le ho riportate sulla pianta e sovrapponendo i catastali ho visto che le proprietà negli anni ripetevano la stessa dimensione di questi lotti. Quindi si poteva tranquillamente sovrapporre, diciamo, tutta questa francata e vedere che sicuramente dove lì sono state sostituite dalle case moderne, praticamente c'erano la stessa tipologia di case. Hanno un cortile lungo più o meno 25 metri, all'interno del cortile c'è il lavatoio, il pozzo in alcuni casi, mi sembra che in questo caso c'è anche nell'altro caso, infatti qua c'è una dietro, quindi la presenza dell'acqua di cui abbiamo ampiamente discusso. E secondo la mia ipotesi queste tipologie erano quelle che prevalentemente coprivano, diciamo, l'intero centro storico nel periodo in cui si parlava di questo vicus palatino. Del resto nel 1500 si parlava di 350 fuochi, stiamo parlando di 2500 abitanti. Se andiamo più indietro c'è un altro riferimento che stavamo intorno ai 1000 e qualcosa, ma se andiamo prima dell'anno 1000 molto probabilmente dovremmo stare intorno ai 500 abitanti, qualcosa del genere.
Queste sono delle altre tipologie che ho riscontrato più avanti, sempre proseguendo sulla stessa strada, rimangono un po' più all'interno. Queste sono abbastanza diluite, ma questa è la testimonianza che negli anni praticamente proprio queste tipologie di case sono state quelle demolite per poter costruire i palazzi successivamente. Vado avanti, ecco. Ho visto il profilo altimetrico della città. Allora, qui vediamo Piazza San Pietro e questa è la direzione verso Soleto. Diciamo, io ho tracciato questa retta che passa proprio là vicino dove ci sono queste case. Abbiamo gli 85 metri di altezza massima nel punto di Piazza San Pietro e poi c'è un declino che arriva a 69 metri più o meno. Diciamo, ci sono quasi 15 metri di differenza. In più vi posso dire che laddove c'era il margine delle mura antiche c'era un declino naturale di 1,5 metri, 2 metri, in alcuni casi anche più alto, in altre zone. Molto probabilmente questo oggi è stato colmato facendo la strada, forse anche dalla demolizione delle mura antiche. Però questa cosa ci ricollega al discorso della collina. Chi veniva da Soleto vedeva questa collinetta, la collina della città era sicuramente dove oggi c'è la Chiesa Madre. E lì la mia ipotesi è che forse noi siamo abituati oggi a vedere sempre la chiesa, forse lì c'era un tempio pagano e qui mi piace pensare a questo ponte ideale con la scoperta che è stata fatta a Castro. Sicuramente un tempio così importante aveva un'influenza su tutto il Salento. Ciò non toglie molto probabilmente prima che Galatina diventasse cristiana, forse c'era qualcos'altro di pagano anche nella nostra zona. Oggi diventa difficilissimo andare a individuare qualcosa del genere, perché laddove oggi c'è la Chiesa Madre c'è una stratificazione enorme. Gli ultimi lavori che sono stati fatti erano stati scoperti nel sagrato qualcosa che poi è stato ricoperto di nuovo e chiuso senza lasciare, però già faceva vedere che al di sotto, a parte le classiche tombe o cose di questo tipo, c'era qualcosa. Ma andando avanti, sempre nel lavoro di analisi, allora cosa ho visto? Perché la casa unicellulare, quella che aveva il camino, il tetto a capanna, le nicchie all'interno, molto probabilmente le prime forse non erano o erano poco intonacate, poi intonaci con la terra cruda sono stati fatti e sono state sempre meglio migliorate. Però io sono andato a vedere proprio le pietre, no? Sono delle costruzioni a sacco, le pietre sono di recupero della zona, molte di quello che si vede nella muratura è proprio terra. E qui ho messo un'immaginetta, questa casa è sparita, infatti come moltissime che stanno nel centro storico, per quello che noi non riusciamo a leggere quelle che sono queste case antiche che si sono perse completamente. Questa era una tipologia dello stesso tipo che poi ha avuto un ampliamento al piano primo, discorso che mostravo prima nelle altre case di origine greca, sempre con il tetto a capanna sopra. Alcune volte il tetto a capanna del piano terra veniva demolito per fare una volta a volta, altre volte veniva fatto, come in questo caso, io la ricordo, c'era una specie di soppalco di legno addirittura qui dentro. E qui ho fatto un'analisi che mi porta ad arrivare alle corti. Cioè, noi siamo partiti dalla casa unicellulare, la casa unicellulare che poi viene affiancata da un'altra casetta che ha il suo cortile interno. Questa è proprio una rilevata prima della casa, quella 3. E qui c'è una specie di torre, ma sicuramente prima c'era un'altra casetta unicellulare che è stata demolita. Questa è la casa con le 3 case unicellulari a schiera, diciamo, la tipologia a schiera. E qui c'è un esempio di... riesco a passare questa cosa? Di una porta, vabbè, sono dei disegni piccoli, comunque
arriviamo alla tipologia corte che si ripropone in tutto il centro storico, che è il pieno, dove al piano terra, in un unico spazio, si condividono il lavatoio, il pozzo e anche i servizi igienici spesso. Poi venivano usati praticamente per tenere i cavalli, o ho trovato pure delle colombaglie in alcuni in alcune corti che in Granatina mentre le troviamo a centinaia. Quindi che cosa è successo? La gente abituata da questa prima tipologia ha sviluppato questa tipologia nel momento in cui Galatina ha avuto una sua espansione, riunendosi attorno alle corti. Successivamente invece, quando Galatina è diventata una città commercialmente appetibile, è stata la calamita che ha fatto venire qui nobili anche da altre parti del Salento, non venivano da Gallipoli e da Lecce, perché c'è Galatina era diventato commercialmente e a livello agricolo il cuore pulsante di questa terra. Per quello, negli anni successivi, diciamo dagli Orsini in poi, abbiamo visto un'espansione così grande del centro storico. Ma prima di cosa parlavamo? Qui abbiamo tentato di fare una ricostruzione tridimensionale di quella che poteva essere quella strada, no? Abbiamo visto queste case unicellulari, quelle dette a capanna, che guardavano lungo, qui abbiamo segnato le mura, in realtà non c'erano le mura, ma sicuramente c'era il declino naturale, diciamo, di quella zona. E abbiamo conteggiato che già in una settantina di case più o meno ci potevano stare gli abitanti di un piccolo centro agricolo, che di quello si trattava, nel periodo, diciamo, dell'Alto Medioevo sino all'avvento degli Orsini. Cioè in quella fascia di tempo temporale Galatina viveva di agricoltura di quel territorio stesso. Ma la cosa che loro hanno ampiamente spiegato, il terreno fertilissimo, l'acqua a livello 2 metri più o meno sta l'acqua sul giro per tutto quanto il centro storico, la posizione, anche i terreni intorno molto fertili. Questo è stato il motore che nel momento in cui si sono calmate le acque delle incursioni nelle nostre zone, diciamo dai Normanni in poi, si è iniziato a parlare della storia di Galatina, perché tutti si sono accorti che questo limbo di terra aveva una marcia in più rispetto agli altri, e questo è stato il modello che l'ha fatto diventare sempre più popolato sino a costituire quel nucleo che vediamo oggi, con un'espansione molto disordinata. Ma del resto anche prima si parlava della bella Atene, anche Atene ha un'urbanistica molto disordinata, non ha un'urbanistica... Chiedo scusa, cortesemente un pochino lontano del microfono, perché sento un fastidio, non si riesce a sente già così? No, siccome sta dicendo delle cose interessanti, faccio fatica perché sento un brusio, le ringrazio. Allora, in questa carta ho cercato di sovrapporre quello che era il nucleo, allora questo è un ortofoto, e ho individuato quelle che sono quelle che ritengo le tre chiese principali, ma in realtà già nelle prime visite pastorali del 500 si parlava di oltre 70 chiese nell'interland carabinese. Allora, questa è il primo impianto di Santa Caterina, si ipotizza che c'era l'apice della, dove c'è via Cavour, dove c'è la parte semicircolare che indicava un'apice di una chiesa antica, da supporre anche ad un'unica navata come spesso nelle chiese medievali.
questa che è la piazza centrale, molto probabilmente una chiesa a croce greca, almeno questa ipotesi l'hanno fatta in molti. E io ho aggiunto un'ulteriore ipotesi, ho tolto anche nel caso della chiesa matrice tutti quegli edifici che non sono, diciamo, quelli della chiesa o comunque sono più recenti. Sulla parte retrostante della chiesa, affiancata alla chiesa, ci sono molti edifici, addirittura alcuni del Novecento, saranno degli anni 40 forse, altri di fine 800, li ho tolti tutti e si crea come una specie di piazzetta all'interno del nucleo. Come se, e ho ipotizzato che, questo è un'ipotesi, prendiamola con le pinze, forse che la facciata guardasse a oriente, perché noi siamo abituati oggi a vedere la piazza rivolta dall'altro lato, ma se immaginiamo che la città era un piccolo nucleo urbano, queste case che sto mostrando sono alcune sono quelle rilevate, altre sono ipotizzate dallo straccio planimetrico che ho preso. In queste poche case che sto segnalando già ci vanno 500 persone, quindi non immaginiamo che ci sia chissà che cosa. Qua all'interno c'era un grande giardino, molto probabilmente c'era una coltivazione di cereali, c'era la vite, c'erano dei frutteti. La terra era ricchissima in questo lembo, perché le radici andavano direttamente a pescarsi l'acqua. Questo lo ritroviamo in tutti i giardini che ci sono ancora oggi all'interno del centro storico, ancora esistenti. Questa era invece la chiesa dei Battiniti. Questo perimetro invece che ho segnato, molto incerto, però sono andato a vederlo, e qui sotto vi sto mostrando un'immagine, è un pezzetto di muro che rimane all'interno delle mura cinquecentesche. Qua stiamo in Corte Gabbiai e anche qui ho fatto un'ipotesi. Questa porzione di muro, a differenza di altre porzioni, anche qui c'è un metro e passa di muratura, anche qui ci sono molte pietre incerte raccolte sul posto, anche qui ho riscontrato all'interno delle costruzioni, che sono queste qui che sto segnalando, unicellulari all'interno, e questa porzione di muro si apre all'interno di un giardino. Ma questa storia dei giardini, no, all'interno dei centri storici non ci deve sviare, anche perché vi faccio l'esempio di molte città, Milano stessa, che quando è stata nuovamente urbanizzata per fare le mura, avevano lasciato degli spazi a giardino all'interno della città, perché servivano per il sostentamento della città stessa nel momento in cui c'erano delle incursioni. Quindi è molto probabile che questa città è riuscita, grazie a queste cose, a sopravvivere meglio degli altri e a riuscire, nel momento in cui c'è stata una calma dal punto di vista politico, a divenire quello che oggi vediamo. Vado avanti. Alla fine ho portato una carrellata di foto o di immagini che rappresentano la Galatina forse di un tempo. Questa è un'immagine che è stata ritrovata dal restauro della Chiesa dei Battenti. Allora, ancora di questa immagine, io in un convegno che abbiamo fatto nella Chiesa ho fatto la mia ipotesi. Questi frammenti che sono stati ritrovati dietro l'altare, dietro l'abside, erano dei pezzi che stavano molto probabilmente nella parte dell'antistante dove oggi... questi pezzi erano stati riutilizzati nello smontaggio di questa parete per rifare l'abside dietro. Si nota infatti che non è una grandissima opera dal punto di vista pittorico,
però mi ha fatto riflettere, ad esempio, sulla presenza di tutti questi detti, che la vedremo più avanti, perché in Galatina, in quel periodo, l'architettura era fatta da casa a tetto, non tetti come alcuni ne fanno oggi, però erano dei tetti incanucciati, case unicellulari basse o comunque a primo e secondo piano con il tetto finale. E andiamo più avanti su un'altra immagine, così riusciamo a capire. Che periodo poteva essere quello affresco? Io penso che secondo la chiesa dei Battisti è una chiesa medievale. Il primo impianto, io già iniziavo a trovare nelle prime visite pastorali, ne parlavano. 500? No, non è molto più. Io ho supposto praticamente che se avessero già rappresentato le mura, e quindi io suppongo che stavano già rappresentando le mura degli Orsini. Io penso sia quello, anche se la mano, diciamo, del pittore non è eccellente, io penso sia stato un pittore locale che in quel caso intendeva rappresentare proprio quella. Non vedo alternativa. Sì, le due torri, sul lato destro sembrano le prese poi del papazia. Sì, infatti sembra quella del papazia. Sembra che siano stati lì nel papazia. Qui, su questo, ho cercato di racchiudere alcune cose. Questa è uno schizzo del Cavoti con la rappresentazione della porta di Santa Caterina, e sta vicino a questa porzione di mura cinquecentesche fatte dal Menga, e si ritrovano, vedete, le mura spostate rispetto a quel nucleo iniziale di cui vi parlavo. Infatti in Corte Gabbiai, dove vi ho mostrato quel muro, le mura si trovano spostate di una quindicina di metri più in là, come se Galatina si è voluta allargare lungo quel declinio naturale che c'era, quindi ha inglobato quella differenza di piano, e lì praticamente è stata costruita, sono state costruite le mura cinquecentesche. Questa è un'immagine che ho ritrovato su una guida, che è proprio quell'immagine che raccontavo prima, no? Una cittadina bianca su di un colle. Questa è l'immagine venendo da Soleto. Questa invece è un particolare di una tela, anche qui si ripetono i tetti a capanna, qua si vede una porzione del castello, e qui in questo spazio si vedono delle case di poca entità che poi andremo a vedere su un'altra immagine. Questa è la famosa immagine del libro di Papadia, ci fa vedere la fontana all'esterno, sarebbe bellissimo scoprire in quale punto si trovasse quella fontana. E l'ultimo vi mostro questa immagine, che è un'immagine di fine 800, che fa un'inquadratura sul lato di Piazza San Pietro. Questi edifici che noi vediamo, no? Intravedono dei tetti, per chi non la conosce, moltissimi la conoscono questa immagine, Corso Portaluce è stata questa parte. Ci fanno capire che in quella zona non è di Galatina, non è Galatina. No, Galatina. No. C'è l'immagine dall'altro lato, eh? Io non riesco a dire. C'è l'immagine, c'è della stessa fotografia, c'è l'immagine dall'altro lato che guarda la chiesa del collegio, quindi questa è Galatina sicuro. E in questo punto qui, dove oggi ci sono degli edifici di zona 900, sono state demolite delle costruzioni, diciamo, povere. Proprio quelle costruzioni di cui parlavo all'inizio, ma anche nell'altro palazzo, quello di San Paolo, il palazzo Tondi Vignola, palazzo Tondi Vignola, andando a guardare la storia del palazzo, di quando è stato costruito, si parla infatti della demolizione di alcuni immobili dovuti o comunque di poco valore, che sono stati sostituiti i palazzi, e questa è una cosa che la ritrovo in moltissimi altri palazzi. Vanno a sostituire o in alcuni casi dei terreni o in altri casi degli immobili fatiscenti. Immobili fatiscenti che stavano anche in Piazza San Luigi, cioè l'urbano di Galatina era formato
da questa tipologia di immobili. Quindi dobbiamo immaginarci una città prevalentemente agricola che quando ha avuto il suo slancio dato dagli Orsini ha avuto negli anni successivi un suo rinascimento, quindi è stato polo attrattivo per commercianti, per nobili che si sono avvicinati alla città e l'hanno fatta crescere sino a quello che vediamo oggi. Allora, chiudo. Io ho sposato la tesi dell'origine greca, perché il nome, la civetta, questi nubli che poi li ritroviamo nell'area mediterranea, anche in Grecia, secondo me ce li siamo tramandati e riportati, no? Per secoli. Non ho bisogno della presenza che ci siano i monumenti o fare dei ritrovamenti. Non lo ritengo necessario, anche se oggi si potrebbe pure fare col georadar qualche indagine in delle zone particolari o comunque fare degli scavi archeologici nella zona messapica, però la cosa che sono riuscito dall'analisi a capire, quindi per togliere qualche dubbio, e non riusciamo a dare una data di fondazione perché non c'è chi ha fondato la città, quindi non dobbiamo immaginarci questo. Sicuramente ci siamo trasmessi nei secoli il nome, forse qualcosa derivante, qualcosa vicino alla Dea Minerva, quindi qualcosa di pagano che è andato avanti, e poi la storia, quella che conosciamo noi, è scritta mentre su tutto il centro storico che vediamo. Ho concluso. Intellettuali militanti che sono sempre meno oggi in giro, impegnato dalla punta delle scarpe fino alla radice dei capelli, infaticabile viaggiatore, talent scout, esploratore di mondi diversi, inguaribile sognatore, gran parlatore, insegnante, politologo, promotore culturale, cantastorie, indefesso, ricercatore e divulgatore di patria e memoria, bibliofilo, collezionista, scrittore, salentino al 100% e pure cittadino del mondo, giornalista, poeta, saggista, storico, critico, letterario ed editore. Le sue pubblicazioni mi porterebbero via, ecco, guardate, è un fatto d'oro. Grazie. Nell'alveo delle fantasticherie di cui parlava Rino Duma. La prima considerazione che faccio è questa: non capisco perché Monsignor Antonio Antonacci si sia ostinato fino alla fine ad affermare quello che ha affermato, cioè Galatina non è città greca, almeno nel nome, anche se poi, come detto anche Rino, in alcune sue note diciamo riconosce che il nome è effettivamente quello che è. Tutti gli altri storici di Galatina, Pietro Colonna ha detto il Galatino nel 1500, Silvia Arcuri successivamente, Baldassarre Papadia nel 792, tutti affetti, e poi soprattutto uno storico di cui Galatina si è dimenticato, Michele Montinaro, Montinari, questo storico che ha scritto l'unica vera grande storia di Galatina, l'unica vera grande storia di Galatina. Io do grande merito a Monsignor Antonacci per questo bellissimo libro della Panico che si chiama Galatina, storia e arte, ma l'unico vero, diciamo, studioso che ha approfondito è questo Michele Montinari. In tutti questi autori, escluso Monsignor Antonacci, si parla sempre di Galatina come città fondata dai greci, ma poi vedremo come, quando e perché.
Galatina comunque nel nome, come diceva un momento fa l'architetto, è greca. Io sposo, lo ha citato anche Rino Duma, io sposo la tesi di Michele Montinaro, il quale afferma Montinari, va bene, c'è quello scritto, per carità, da qualche parte l'ho scritto, poi ovviamente quando si parla, questa tesi in cui egli afferma, riprendendo da alcuni, che si tratta di Gala Atina, cioè latte di Atena. Solo però, ovviamente c'è in questo storico, in questo grandissimo studioso, c'è sovrapporre o anteporre certi nomi. Per esempio, quando parla di latte di Atena, dice che probabilmente gli storici precedenti a lui volevano dire Atena Lattea. E però poi dice Minerva. Minerva non c'entra nulla con la storia che noi stiamo dicendo. Minerva è romana, Minerva è latina, non c'entra nulla con Galatina. E questa è una cosa che dobbiamo affermare e convincerci quantomeno. La prima cosa essenziale è questa. La seconda, quindi, quando Montinari dice Atena Lattea, non è accettabile, perché i greci mettono prima il sostantivo, poi mettono l'aggettivo, poi mettono, ecco, latte, io la leggo invece proprio letteralmente come sta scritta, latte di Atena, e quindi Gala Atina, Gala Atina. Perché? La mia è una fantasticheria. Io penso che in Galatina, e me ne dà dimostrazione una recentissima evento che è accaduto appena qualche mese fa, comunque nel 2014, nella piazza della Fontana di Martinez, è stata impiantata una grossissima civetta in mano. La tenete presente? Sì, un bel pugno nello stomaco della città di Galatina, cosiddetta città d'arte. Sì, è uno dei monumenti più belli al mondo. Chiunque l'ha costruita, e non so come e non so perché, ha costruito un monumento e non so, diciamo, su quale motivazione. Uno dei monumenti che Atene sicuramente, Atene città, invidierebbe. Anche la collocazione, non so se è una collocazione pensata dall'amministrazione comunale o pensata dalla ditta Marra, che è la ditta che l'ha posto là in quel luogo. Perché voi non dovete guardare solo questo enorme, bellissimo, stupendo monumento davanti, ma vi dovete mettere di dietro a questa civetta e poi guardare quello che l'architetto un momento fa spiegato, cioè guardare quello che c'è oltre la civetta, e vedrete quello che io penso che in questa città sussiste da molti secoli e da alcuni millenni. Che cosa? Il mito. Atene non ha mai avuto nel suo stemma la civetta, e noi sempre abbiamo detto Galatina, Galatina ha nei suoi stemmi la civetta perché è lo stemma di Atene. No, Atene ha sempre avuto nel suo stemma la testa elmata di Atena, non ha avuto mai la civetta. La civetta l'ha messa sulle tetra dracme, e anche adesso sul primo euro, un euro che ha fatto Atene, l'ha rimessa dopo alcuni secoli, ha messo la civetta con l'ulivo e con la parola Ate. Questo perché lo dico? Perché se esiste la persistenza quasi ostinata della presenza della civetta, Monsignore Tonaci ha fatto un elenco dei simboli della civetta presenti in Galatina e è arrivato fino a 18. Il primo è del 400, si trova sul tocco, si trova sul sedile, e però guardate anche lì un mistero, un punto di domanda. Perché ci sono le chiavi debussate e sotto scrostata diventa
un qualcosa che noi non sappiamo. Monsignor Antonacci dice che ci sarebbe soltanto, sarebbe stato di vento soltanto il cordone. Io presumo invece, qui dovrebbero essere i tecnici, ingegneri, geometri a fare un rilievo, io penso che sia stata staccata nel più antico simbolo di Galatina, sia stata diventa la civetta. E quindi sono rimaste solo le chiavi debussate con i congegni in alto rivolti all'insù. Quindi la storia di Galatina, io vorrei fare un incidentale, ma non la faccio dopo. La faccio dopo. Cerco di seguire una mia logica per dire perché l'unica cosa seria sulla quale noi possiamo contare è il mito che esiste in Galatina, è la forza, la potenza del simbolo. Monsignor Antonacci, ovviamente come uomo di chiesa, non può non difendere quello stemma da parte sua, le chiavi debussate, le chiavi incrociate di San Pietro, incrociate in forma di Sant'Andrea, una d'oro, l'altra d'argento, e ovviamente la sua parte, e tant'è che si rifà al codice di Pietro Colonna il Galatino, il quale per primo nel 1518 su questo suo codice fa stampare nel frontespizio un medaglione dentro al quale c'è già la città, ma questa, c'è già lo stemma della città, cioè le chiavi debussate con una corona. La corona che stava di sopra delle chiavi incrociate sta a significare che Galatina era già Galatina nel 1500. Ora però che cosa c'è? Questo lo dobbiamo dire. Le chiavi debussate, le chiavi incrociate, è un simbolo del Vaticano. L'unica città al mondo, o l'unico Stato al mondo che ha le chiavi debussate, è il Vaticano. Poi non ce ne sono altre. E l'unico Papa che ha usato per primo le chiavi nel 1450 è Niccolò V, Parentucelli, al secolo Tommaso Parentucelli, nato a Sarzana nel 1397, poi muore nel 1455, ed è il primo che usa le chiavi debussate, perché provenendo da una famiglia non nobile, allora che fa? Usa le chiavi che nella raffigurazione cristiana, sin dai primi secoli, viene mostrato Pietro. L'Apostolo Pietro viene mostrato sempre con queste chiavi. Questo Papa, divenuto Papa nel 1447, come dicevo prima, non avendo uno scudo, non avendo uno stemma personale nella famiglia, assume come sue, ovviamente è chiaro che è meglio mostrarle le cose, assume come suo stemma, ecco, le chiavi debussate. Le chiavi debussate con un cordone, guardate le chiavi che stanno dietro con la mitria sopra, no, voi dovete guardare questo qui, lo scudo che sta sotto, che sono le chiavi di San Pietro, una d'oro e l'altra d'argento, con un cordone. Questo stemma Monsignor Antonacci lo attribuisce a Raimondello Orsino del Balzo e dice che questo scudo, queste armi, sarebbero di Raimondello Orsino del Balzo perché gonfaronieri di Santa Romana Chiesa. No, noi sappiamo che veramente Russo ha fatto un libro pregevole quando ci sono stati i restauri di Santa Caterina d'Alessandria. Lo scudo, diciamo, l'arme di tutta la famiglia Orsini sono i due soli contrapposti con i due corni da caccia. Questo è il sole, comunque, dappertutto la raffigurazione del simbolo, dello stemma degli Orsini e del Balzo è il sole, e voi sapete meglio di me che il sole è lo stemma di Soleto, e voi sapete che Soleto è una delle poche
città messapiche presenti nella mappa di Soletto, con il con la parola caratteri greci, scrittura messapica, sol. Quindi vedete, quindi, le chiavi depussate non sono di Orsini del Balzo, ma sono di questo papa, di Niccolò V di Sarzana, e quindi nella chiesa di Santa Caterina voi lo trovate nelle vicinanze, ecco perché probabilmente anche gli storici antichi, guardando questo bellissimo affresco con San Bartolomeo a cavallo e la spada trionfante, poi trovate questo simbolo, questo stemma, che molti pensano che sia lo stemma di Galatina, ma è stato fatto lì nel 1452, quindi non è stato fatto come dire, in epoca precedente o in epoca successiva, cioè è stato fatto dopo che Papa Niccolò V nel 1550, dopo essere stato, dopo tre anni che era stato fatto Papa, fa l'anno santo, e nell'anno santo i galatinesi, o i costruttori della chiesa di Santa Caterina, chiedono un contributo a questo Papa, e il Papa lo dà, in cambio di che cosa? In cambio vuole soltanto che si facesse, che si affrescasse una parete, la parete è effettivamente molto grande, tenete conto in quanto questa parte qui che sta dietro di me, San Bartolomeo con la spada e il suo scudo. Ecco, voglio dire, una delle cose che andava e va assolutamente precisata sul peraltro libro meraviglioso di Monsignor Antonacci. Dico che alla mia è una fantasticheria ancora, perché io immagino intanto la presenza della civetta dentro gli affreschi di Santa Caterina. Vi sono due civette, entrambe. Ovviamente non si è dato mai importanza a questa raffigurazione della civetta all'interno della chiesa di Santa Caterina, semplicemente perché c'erano altre cose e ci sono altre cose molto più importanti. Però nel Vecchio Testamento e nella raffigurazione della parete centrale, laddove Dio dice ad Adamo, Adamo dai il nome agli animali, e si vede questo Adamo nudo che sta con il nome, con il dito indicando gli animali, alle spalle di Adamo c'è appunto una grande e stupenda civetta che si ripete sulla stessa parete in un altro punto dove c'è proprio la creazione degli animali. Quindi sono due momenti in cui la civetta è presente. Altra cosa suggestiva, secondo me, secondo questa ricerca che io ho fatto, la civetta appare sempre, ho indicato l'ultimo esempio, quello della ditta Marra, perché guardate, le cose non vengono a caso. Oppure per esempio la festa che adesso si fa, la cucuascia, la festa della cucuascia, che cosa rappresentano? Chiunque abbia ideato e pensato per esempio quel manifesto per dire a Galatina si fanno degli eventi, rappresenta una grande civetta. Anche in questo caso con le chiavi sotto l'ala, ma nella difesa. Quindi io penso questo, sono un eracliteo dal punto di vista, diciamo, filosofico, sono uno che pensa che tutto l'universo, l'uomo, gli animali, tutte le cose del mondo si rappresentano sempre nella duplicità, cioè nella doppia, due mani, due gambe, due occhi, il bene e il male. Questo, sono di questo parere. Eraclito per me, ho studiato molto Eraclito e sono convinto che effettivamente così è. Galatina intanto non è stata fondata nel VI-VII secolo avanti Cristo, perché l'unico storico che qui c'è stato veramente, si parla anche di Tucidide, ma io non credo. Tucidide nelle guerre del Peloponneso cita solo Artas e Val, Alezio, e cita e dice che Tucidide ed Eurimedonte, nell'andare con la loro flotta verso Siracusa per punire Dionisio, il tiranno Dionisio che non era stato convinto da Platone,
a diventare un po' più morbido con la sua gente. Quindi si cita questo Baal perché i due navarchi sarebbero scesi sull'isoletta chiamata Anxa a Gallipoli, poi si sarebbero legati alla corte di questo Artas. L'unico esempio che Tucidide fa è Tucidide di questa terra, e Tucidide sappiamo che ha scritto nel VII secolo avanti Cristo. Poi non c'è nessun altro, si accenna per sentito dire, Pausania, Strabone e gli altri, per sentito dire, ma l'unico vero possibile, secondo me, storico antico che è venuto in questi luoghi e che ha guardato e che ha camminato la Dodecapoli di cui parlava Rino, è Plinio il Vecchio, a cavallo del primo secolo avanti Cristo, secondo secolo dopo Cristo. Muore nel 79 con l'erosione del Vesuvio di Napoli. Plinio, nella sua Naturalis Historia, c'ha un passo importantissimo dove cita le città e sapiche che egli vede. Arriva a Soleto e dice Soletum deserto, cioè arrivo a Soleto e trovo queste città deserte. Non cita Galatina, non può citarla perché non c'è Galatina in quel primo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo. Galatina molto probabilmente, secondo me, però, cioè, nasce dopo o subito dopo, però è possibile, come dice l'architetto, che non ci fosse nulla? No, c'è, io l'ho visto, per questo ho fatto quella domanda. C'è il pozzo, in Galatina insiste forte il pozzo. Io vi chiedo, oggi prendiamo un impegno, togliamo, faremo tutto quello che c'è da fare, si può fare, come i castrioti a Castro stanno facendo tutta la pratica per fare ritornare Castro Luminelle. Noi iniziamo per questa nostra città un percorso, togliamo la civetta dal simbolo, dallo stemma di Galatina, e diamo così felicità a Monsignor Antonio Tonacci anche nell'altro mondo. Impegniamoci a questo. Non so quanti di voi, forse non vi troverete su questo stesso versante, però perché voglio dire il mito? Non c'era, o c'erano probabilmente, anzi sicuramente c'erano le grotte, ho ancora altri 4 minuti, c'erano le grotte, c'erano tutte le altre storie che avevo. E una cosa bellissima che sta sulla copertina del libro Memoria di Galatina di Baldassare Papadia, l'architetto la indicava come la fontana, è il pozzo del mito. Attenzione, quando egli ha fatto vedere le mura di Galatina, le possibili mura di Galatina, soprattutto la piazza maggiore con la chiesa della collegiata, quella collegiata, la chiesa del collegio, vedete che al limite da quello che noi oggi chiamiamo Palazzo Don di Vignola, e che un momento prima era Palazzo Congedo, quel palazzo sta fuori le mura, o quantomeno sta sul limite delle antiche mura cinquecentesche. Quindi quando il Papadia fa quel disegno, quella fontana non è la fontana che chissà da dove viene, è il pozzo sacro. Hai ragione tu, lì dove oggi c'è la chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo, lì c'era un'ava, c'era un altare, probabile, attenzione, probabile. Gli Orsini non abitano a Galatina, abitano a Soleto, gli piace lì, poi a Taranto, poi vanno in giro per il mondo, a Lecce, la Torre del Parto, quindi la Torre del Bello Luogo, non abitano. Però qui il mito dove sta? In quel pozzo che Biagio Chirienti, il comunista Biagio Chirienti, il 7 giugno del 1959, 5 giorni prima che arrivasse qui Ernesto De Martino, per la sua grande, stupenda, vi invito a leggerla oggi in occasione del 50° anniversario della morte di Ernesto, fa la terra del rimorso. Su
richiesta di legittimi ovviamente i cittadini che erano scocciati di questo fatto di vedere Galatina sempre aggredita dagli incursori, quali erano queste donne e questi uomini che andavano dal pozzo per bere che cosa. Sapete qual è il referto dell'ufficiale sanitario del comune di Galatina, Santo De Paulis, così si chiama, Santo De Paulis, è una cosa incredibile, eccolo qua. Il referto è questo: egregio signor sindaco, chiuda immediatamente quel pozzo perché l'acqua è inquinata. Quale anno? Scusa, 59. 59. Cioè questa, i cittadini, un gruppo di cittadini, i soliti cucuaci, che cosa fanno? Che cosa fanno? Si girano all'ufficiale sanitario che è sto Santo De Paulis, anche nel nome, come quel meraviglioso monumento che sta lì in piazza della Fontana di Martinez. Anche in questo caso il nome, poi vabbè, facciamo un altro discorso sulle ipotesi, sulle favole mie fantastiche. Allora, gli chiedono che venga fatta un'analisi sull'acqua per evitare anche, poi ovviamente l'intenzione era quello di chiuderlo. Lui dice, è facile la cosa, egregio signor Sino, sia inquinato, ecco, che l'acqua del pozzo annesso alla chiesa di San Paolo in corso da Ribaldi sia inquinata, allo scopo di evitare che nel periodo delle prossime feste sia fatto uso della stessa, prego la signora vostra di andare a chiudere. Questo è il 5 giugno 1959, il 7 giugno, cioè due giorni dopo, Biagio Ghirietti, l'unico comunista sindaco di questa città per un mese, poi incredibile, lo fa bene, cioè non può, chiude il pozzo intimando al parroco reverendissimo Don Pippi. No, non è Don Pippi Tundo, è Salvatore Podo, illustrissimo parroco, Salvatore, Monsignor Salvatore Podo, di chiudere il pozzo quanto prima possibile, prima che giungano le feste, attenzione, le feste dei Santi Pietro e Paolo, ma sono le feste dei Panateniesi. Dal 25 al 30 in Atene si è sempre fatto la festa delle Panateniesi. Perché ad Atene fanno le Panateniesi e a Galatina fanno le feste dei Santi? A parte c'era tutto un altro discorso per capire perché San Paolo per secoli, se non per decenni, è stato fuori dalla collegiata e San Pietro dentro. San Paolo è un personaggio che sincretico, che racchiude in sé una forza, la forza anche in questo caso del simbolo. E qual è il simbolo? Atena. San Paolo ha la veste, gli attributi, le forme, l'androgenia di Atena. Non ci sono dubbi da questo punto di vista. Ora ecco, per ritornare al discorso, quindi il mito che insiste in questa città è quello, non ce ne sono altri miti. Io ci lavoro forse 30 anni su questo argomento, vado a chiudere perché ovviamente a me appassiona molto, in questi giorni non ho dormito, non ho affatto dormito perché il materiale raccolto è talmente grande nella mia casa che non sapete quanto è grande. Tutta la casa, anche il letto sul quale mi corico, è fatto di queste cose. Due parole. Atena, Galatina. Dicevo, probabilmente in questo passo voi lo trovate del Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, trovate il... Quindi c'era nella Messapia una forte roccaforte che era Soleto e qui c'era quel pozzo, cioè quel pozzo con quella fontana che voi vedete sulla copertina di Baldassare Papadia, e che le donne o quelle che venivano indicate come persone sofferenti del male della Taranta andavano a bere che cosa? Qui nel documento lo dice chiaramente, a bere un'acqua biancastra. Che differenza c'è tra il bianco di una determinata acqua sulfurea e il latte?
si è documentato sempre che le donne, io parlo delle donne perché prevalentemente il mito del tarantismo tocca le donne, oppure elementi con forte caratterizzazione femminile, andavano a bere quell'acqua, ma non perché ci fossero dentro i ragni o le anguille, questa è una fantasticheria, semplicemente perché l'acqua è sulfuria, come dice l'ufficiale sanitario di Galatia, e bevendo un sorso i conati di vomito, perché l'acqua sa di uova marce, veniva il vomito. Io dico, mi interesso da molto tempo di questa questione. Mio zio mi chiede, e concludo veramente, chiedo scusa se sono stato lungo, ma abbiamo altre occasioni ovviamente per parlare. Mio zio mi chiede ai giustizieri, pace all'anima sua, come si dice in questi paesi, con me bambino, ragazzo, andavamo in giro per Galatina, però c'era un luogo che poi gli mi mostrò. Io non riesco più a trovare questo signore, ve lo mostro qui, ecco, forse tu Dante, si chiama Enzo, ma non so che cognome fa. Purtroppo gli ho fatto queste fotografie negli anni 80. Era un calzolaio, ma era anche un orologiaio. Enzo aveva un buco. Mi portava in questo luogo. Poi mio zio se ne morì. Io poi ho insegnato qui a Galatina una decina d'anni. Scusate questa nota biografica, ma per me è importante, perché ho cercato questo signore Enzo Ferrari, sì, Ferrari, adesso mi viene in mente. Perché? Perché quando avevo un'ora di tempo libero, a scuola, tra un'ora e l'altra, andavo da lui. In questo bugigattolo, come vedete, che stava proprio all'angolo dove c'è un bar adesso, a fianco. Aveva di tutto, aveva sveglie, chitarre, aveva anche una cosa che lui mi ha lasciato, o meglio che io ho permutato, perché per questa cosa ho dato una tela di De Gandia. Lui amava molto una cartella, noi avevamo già fatto una cartella con, su Martinez, con Carlo, che abita vicino alla chiesa di San Biagio, Carlo Minato. Noi avevamo fatto già, io e Enrico avevamo fatto una cartella che avevamo, non so come era arrivata questa cartella di Carlo Minafra a questo Enzo Ferrari, e nella mia frequentazione poi dissi che avevamo fatto anche un'altra cartella, i disegni erotici di Edoardo De Castro. Lui amava questi disegni. Allora facemmo una sorta di permuta, di scambio. Allora dice, guarda, tu scegli di qualsiasi cosa che c'è qua dentro. E, francamente non ero sveglio, allora non ero interessato a queste cose. Mi mostrò tante cose, fra le quali una alla quale io dissi, a questa ci tengo, sono disposto a dare, lui ci teneva moltissimo, perché l'aveva quasi sempre in tasca, quindi non la mostrava. Dissi, Enzo, guarda, io ti do tutto quello che vuoi, tu dammi, ma che io già studiavo da Cinetta, io in cambio ti do tutto quel che vuoi. Mi ricordo che presi da mia madre la vecchia Singer, che aveva una delle prime Singer, della portai, dissi ti do la Singer, poi ti do la cartella. Com'è? E vostra madre cosa vi chiede in cambio? E mia madre mi picchiò quasi, io che ero già grande. E lui finalmente lo convinsi a darmi questa cosa qui che voi vedete, che è la civetta di Galatina su una tetranatrua del VI secolo avanti Cristo. Una moneta originaria. Guardate, io, vedi Dante,
Io la trovo, ho girato tutto internet, ho girato tutti i libri delle monete greche e antiche, non riesco a trovare quella moneta. L'unico libro in cui la trovo, e questo mi fa stare male, no, non è, no, questa è quella, no, ce n'è un'altra. L'unico riferimento che trovo, e non so perché, ma è una fotografia, è il libro di Michele Montinari. Maurizio, grazie. L'unico riferimento che trovo è questo. Evidentemente questa medaglia, moneta che voi vedete, deve essere, poi qui ci sono, c'è tutta la descrizione, da una parte c'è l'Atena, non so se questa moneta sia stata, come dire, frutto della storia di Galatina, non lo so, però permettetemi di dirvi che così come guardo quel monumento in piazza della Fontana Martinez, come una delle, non so perché Tonino Bandari ha detto non mi piace, non so perché ha detto. Era volta la civetta, non al monumento. Alla civetta, al monumento, non era la fontana. Sì, no, no, ma io dico questo però, quella civetta lì, in quel posto, andatela a vedere e mettetevi alle sue spalle e voi vedrete la potenza del mito. Parlerà Raimondo Roia. Raimondo, ti ascoltiamo. Anche lui è nato a Puglia, come te, Maurizio. Nel 64 si occupa di intermediazione dei servizi turistici da 95. Crea nel 2001 il Pacco d'Italia per una migliore gestione del territorio salentino. Organizza itinerari turistici di tipo naturalistico, artistico, culturale, storico, artigianale, enogastronomico e religioso. Nel 2002, per una migliore gestione dei servizi turistici, nasce il progetto RAIRO, collabora con pubblicazioni tipo Salento 1015, che poi viene distribuito alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, vanta numerose esperienze di guida nel Salento con tour organizzati da agenzie di viaggio nazionali ed estere, oppure direttamente da RAIRO. Ha prodotto in collaborazione con la società Webcom due CD-ROM di promozione turistica del Salento Leccesa. Nel settembre 2008 diviene redattore del blog molto, molto piccante in Galatina, Blogolandia, è un blog molto seguito, creato anche un canale telematico per le interviste video, prima cellula della futura Web TV. Agrotecnico, vanta un master in tabacchicoltura, un master in imprenditoria giovanile, ha elaborato e scritto i testi per diversi portali, oltre a numerosi articoli sul web su importanti portali. Lui è un appassionato di storia locale come tutti voi, ci relazionerà sull'ipotesi di origine messaliche. Allora, intanto grazie a chi è rimasto anche a sentirmi con ultimo, insomma, dopo che hanno parlato con tanta gente che insomma io mi hanno lasciato per ultimo. Dulcis in fundo, vi racconto alcune supposizioni naturalmente, alcune sorprese che volevo fare mi ha anticipato il professor Duma, infatti a un certo punto volevo mettere sul tavolo questo discorso del Galeotes, del fatto che non si è mai parlato di questo discorso che appunto in greco significa tarantola. Ed è molto legato insomma alla tradizione di Galatina, di questo non si è mai
E invece si è andato sempre sul discorso del Kalos Bella oppure del Galactos. E a proposito di questo, visto che mi ha fatto questo sfregio il professor Duma e lui doveva parlare dello stemma, io vorrei adesso dirvi una cosa che non era in programma, ma mi piace raccontarla. Il fatto che spesso Galatone e Galatina nella storia sono stati spesso confusi. E Galatina aveva davanti il San Pietro, quindi però è successo un fatto storico e che tra l'altro vi racconterò, 1484, quindi i veneziani attaccano Gallipoli, e Gallipoli era fedele agli aragonesi, resiste ai veneziani, però dopo un po' cade. Naturalmente in aiuto di Gallipoli vanno i paesi vicini e naturalmente i veneziani, incavolati della resistenza di Gallipoli, e una volta conquistato Gallipoli prendono le truppe e dicono: daremo una lezione anche ai paesi intorno, perché si sono permessi, insomma, di farci resistenza, noi siamo quelli che dominano il Mare Nostrum, come si suol dire. E vanno verso Nardò e Galatone, che Galatone in particolare dice: no, io proprio, guardate, non c'entro assolutamente niente, non ho partecipato a questa cosa, sono i galatinesi che sono i colpevoli, quindi vi dovete, se ve la dovete prendere con qualcuno, prendetela con i galatinesi, non con i galatonesi. Faccio un breve inciso. Allora, lo stemma attuale di Galatone nasce proprio da questo fatto che vi sto raccontando. Cioè, lo stemma attuale di Galatone è una fiamma ardente, quindi come un atto valoroso che i galatonesi hanno fatto, ma non l'hanno fatto i galatonesi, ma l'hanno fatto i galatinesi, perché tra poco ve lo racconto. Quindi il primo stemma di Galatone, a proposito di latte, era una pecora con un secchio di latte. Questo era lo stemma di Galatone. E venne sostituito da questa fiamma ardente per questo atto valoroso che nel 1484 i galatonesi non hanno fatto. Perché praticamente quando lasciano in pace Galatone e i veneziani vanno ad attaccare Galatina, non so chi era il capo allora delle truppe all'interno delle mura di Galatina, ha avuto la felice idea di, non sapendo cosa fare, a mandare i quattro cavalieri che c'aveva incontro al nemico. Questi sono rimasti basiti, nel senso hanno detto: caspita, questi ci stanno, cioè non solo non ci fanno arrivare sotto le mura per assediarli, ma addirittura ci attaccano in campo aperto con la loro cavalleria. E se ci attaccano con la cavalleria in campo aperto, immaginate che quanti fanti o quante cose ci hanno. Sono rimasti un po' così e evitano di attaccare Galatina. Questa è una piccola storiella. Naturalmente io mi ero preparato sul discorso messapico e ci torno subito. Questo per raccontare che nella storia spesso, no, lo stemma, il discorso delle chiavi incrociate, che come ha ben detto Maurizio, rappresenta un po' la parte latina della storia di Galatina. La civetta è stata aggiunta successivamente tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700, proprio per ricordare queste origini magno-greche che sono nella nebbia più completa. Passiamo ai messapi. I messapi erano alcuni dicono greci, come ha detto il professor Duma, alcuni, però propenderei appunto per gente che venivano dall'Illiria, e quelli proprio di Galatina. Scusate se vi leggerò, perché voglio essere preciso su queste cose, vi leggerò alcuni punti appunto della Tessaglia, del ricordo dei nomi, che città della Tessaglia possono diventare città qui nella zona.
è proprio il triangolo che va da Otranto, Tisos, che era una città messapica che sarebbe l'attuale Tiso, e Galatena o Galatina, e su questo voglio in qualche modo, voi state vedendo la parte ad angolo delle mura, secondo me messapiche, ma non solo secondo me. Io nel 2000 mandai queste foto all'università di Sydney, che stava scavando sul Monte Elia ad Arezzo, e io non mi permetto di arrivare a ciò, ma questi studiosi hanno detto che sono mura messapiche del VI secolo avanti Cristo, V-VI secolo avanti Cristo. Allora, se queste sono messapiche, secondo il nostro Monsignor Antonacci sono medievali, a parte insomma nel Medioevo già che la Latina era dove sta adesso, insomma, preferibile magari non dire niente su questo quando questi studiosi l'hanno battezzata come mura messapiche. Ecco, se ci sono delle mura messapiche qualcosa ci dovrà essere, quindi in qualche modo quello che ha detto Maurizio del fatto che prima intorno a quel V-VI secolo avanti Cristo non ci fosse niente, io devo controbattere su una cosa. Questa è una cosa mitica, sono supposizioni che stiamo facendo, non dovete prenderle per oro colato. C'era una città mitica che era Callia, e da Callia nasce Sallentia. E cioè ti sto ribaltando la cosa praticamente, non è nato prima Soleto ma è nato Galatina. È possibile. Facciamo un po' di campanilismo, visto che spesso i soletani su questa cosa ci marciano spesso dicendo che insomma Galatina era la masseria di Soleto, quindi noi siamo molto più antichi di Galatina. Poi grazie al nostro ponte, che tra l'altro è un ponte cadetto, non rispettava nemmeno la contea di Soleto, hanno conquistato diciamo la fortuna è stata, come si è detto, l'acqua, la presenza dell'acqua a Galatina. In confronto a tutti i paesi intorno che non avevano acqua, vi ricordo che tutti i paesi, già Soleto che nella Grecia Salentina aveva le pozzelle, e l'antica Sallentia, l'antica città messapica di Soleto, che si chiama Sallentia, quindi dal nome al Salento, cioè terra del sole, ancora oggi lo stemma di Soleto è il sole, praticamente sorgeva non nell'attuale Soleto, la dovete immaginare nella zona del campo sportivo. Guarda caso, quella zona si chiama Fontanelle, quindi naturalmente si andava sempre a cercare l'acqua, lì c'era una depressione carsica e quindi gli abitanti si apprestavano a costruire dove c'era un po' d'acqua, insomma l'acqua è, come sapete bene, è vitale. E qui centurazioni romane. Quindi dalla strada nasce poi successivamente, dopo i messapi, sapete, i messapi vengono distrutti perché si alleano per la prima volta con i tarantini, perché si sono sempre combattuti, i messapi erano alleati di Atene e Taranto era spartana, quindi erano nemici proprio. Poi Taranto ha avuto sempre queste mire espansionistiche e quindi spesso e volentieri si sono attaccati l'uno l'altro. L'unica volta in cui si sono uniti praticamente è stato l'attacco di Roma, fanno arrivare dall'Epiro appunto il famoso Pirro con gli elefanti, insomma, e qui vicino avviene una battaglia importante nella zona un po' più tra Seclì, Galatone, i famosi campi latini che si chiamano così perché avvenne una battaglia. Quindi questa strada, ripeto, ci sono queste centurazioni, sapete, le centurazioni erano quando un soldato romano combatteva con una specie di pensione, gli veniva costruito, gli veniva dato un territorio, le centurazioni erano dei quadrati di circa 700 metri e quindi troverete in questi muretti a secco ogni 7-8 passi, 7 passi e mezzo per la precisione, troverete una pietra più grande, cioè c'è praticamente il muro a secco costruito normalmente, però ogni circa 8 passi
c'era questa grande pietra a segnare proprio la misura del coso. In altri luoghi si è perso. Questa strada, quindi, da Tullia Salentina all'antica Roca, passava ad attraversare quella che è l'attuale Grecia Salentina, arrivava a Sallentia, immaginate, e da Sallentia andava verso Lasso, dove probabilmente c'era Calatas, che si potrebbe presumere l'antica Galatone. Però questo territorio oggi fa parte di Galatina, c'era il famoso casale di Tabelle, che storicamente è molto legato alla storia di Galatone, ma adesso come adesso è territorio di Galatina. E quindi se ci fosse una città lì sarebbe una città legata anche a Galatina, visto che fa parte del territorio. E quindi praticamente dovete immaginare questa prima fortificazione, la voglio immaginare come Callia, e da Callia era in mezzo tra Calatas e Sallentia. Quindi Sallentia, Fontanelle, zona del campo sportivo di Soleto, c'è l'antica via che c'è ancora, l'antica strada che da Soleto portava a Galatina. Guarda caso, facendo quella strada ancora oggi, si arriva a sfiorare la linea Mix ed arrivare proprio in questa zona. Siamo nella zona della masseria San Giuseppe di fronte all'Hermitage. E poi da lì, avendo un po' di immaginazione, ripeto, sono passati 2500 anni, quindi non è passato poco tempo, c'era quest'altra strada che ancora dei tratti ce ne sono, c'è anche un enorme paretone nella zona che si va, sì, contrada Lovita praticamente, che è l'antico paretone che divideva il feudo di Galatina con quello di Galatone. È un enorme paretone largo più di, in certi tratti largo più di 5 metri e in alcuni tratti anche alto 3 metri. Non avrebbe senso fare un muro di, no, di cose di proprietà se non ci fosse qualcos'altro. E lì c'era Calatas. Ecco, Calatas, Galatena, cose sono stati nella storia un po' sempre invertiti, sono stati sempre in qualche modo confusi. Potrei aggiungere anche altre cose che però poco contano col discorso messapico. Per esempio il discorso sui templari, qualcuno mi ha criticato sul fatto che avevo sollevato il discorso di Piazza Vecchia e con altre cose, e qualcuno con documenti alla mano mi ha detto no, non ci potevano dei documenti, non ci poteva essere i templari. Beh, se tu mi porti dei documenti del 1500, del 1600, visto che i templari sono stati distrutti nel 1308, insomma, mi sembra un po' difficile due o tre secoli dopo trovare dei documenti, quindi è una stupidità. Però alle volte si lasciano dei simboli, e proprio in Piazza Vecchia ci sono il fiore della vita, la triplice cinta, una chiesa ottagonale, e poi c'è dell'altro. Sì, ti preferisco non dire in questo momento, anche perché ritorno sul discorso messapico. Quindi alle volte i simboli vengono lasciati lì, no? È un po' come un altro articolo che ho scritto sul tarantismo. Sul pomello della porta della famosa cappella di San Paolo, che è una cappella del 1795, non già esisteva questa tradizione, e nell'acqua santiera c'è un fiore particolare, che è il papavero giallo. Ecco, nessuno ha mai parlato di questo papavero giallo, si tengono sempre nascoste certe notizie, neanche De Martino o altri hanno provato. Ecco, se andate a trovare anche su, adesso aiuta molto i motori di ricerca, fate una ricerca sul papavero giallo, che nasce naturalmente sulle nostre coste, è molto raro, non è il papavero rosso, già il papavero rosso contiene l'oppio,
ecco, contiene una sostanza, un alcaloide che si chiama glaucina, che praticamente fa venire le allucinazioni colorate. Ecco perché le tarantate erano aggressive verso i colori. Quindi una cosa che non si è detta di questo, probabilmente erano anche drogate, tra virgolette. Oltre al discorso del pozzo, l'acqua e il fuoco sono sempre simboli di purificazione. Ma torniamo ai messapi. Io vi leggerò alcuni tratti, poi... allora, partiamo dal De Giorgi, che secondo me è stato un grande storico, e grazie a lui insomma si è salvato l'anfiteatro romano a Lecce, e poi ha fatto tanto altro, era amico di Pietro Cavoti, che poco se ne parla a Galatina, meriterebbe molto di più che l'intitolazione del museo stesso, insomma. Allora, vi leggo. Riportava De Giorgi nei suoi bozzetti sulla provincia di Lecce che Galatina vantava il primato fra le città salentine, sia per cultura, produzione agricola, popolazione, vastità di abitato e per monumenti. Lo stesso autore descriveva ammirato il panorama intorno alla città, che era cinta da una vegetazione orgogliosa di frutteti, di orti e di giardini, quello che si è detto prima, dai quali esse ritraeva gran parte della sua ricchezza. Ciò spiegava, a suo parere, l'accrescimento rapido di Galatina in soli 4 secoli, mentre il vicino paese di Soleto, alla contea del quale essa fu soggetta al tempo degli Orsini, era rimasto pressoché stazionario come nel secolo XV. Riguardo alle origini di questa città, egli asseriva che esse erano comunque oscure e non rivelate né da documenti di antichi scrittori. Vi ricordo che il documento più antico che parla di Galatina è del 1100 più o meno, di un certo Papadia, tra l'altro, quindi possiamo attestare il cognome Papadia fra i più antichi di Galatina. Non so se c'è qualche Papadia qua in... abbiamo un Papadia e quindi Papadia sicuramente è il cognome più antico che possiamo dire galatinese doc. E quindi occorre affermare che sporadiche scoperte archeologiche e le pochissime testimonianze riportate dalle epigrafi, vi ricordo che Giulio Cesare Viola è un grande archeologo che poi ha fondato il museo di Taranto, è stato anche sindaco di Taranto, era di Galatina, è nato in via Cavour e ha dedicato a lui una strada galatina. Giorni fa ne hanno riparlato, sì. E, dicevo, pochissime testimonianze che sono venute alla luce nell'ultimo anno non sono bastate a dare un quadro ben definito della storia galatinese. L'illustre professor Cavoti, che tanto amò l'archeologia e dedicò il suo interesse alla scoperta di importanti realtà paleocristiane, vi ricordo all'interno del museo c'è un'epigrafe messapica che si dice sia stata scoperta dal punto di Giulio Cesare Viola nel 1880 in località Pisanello, e poi vi farò, oltre che questa zona di Galatina che è di fronte all'Hotel Hermitage, quindi fuori dalle cose, io indagherei anche su altre zone. Pisanello per esempio è un'altra zona importante che andrei ad indagare, e un'altra zona importante secondo me è Noa, di cui non si parla delle origini messapiche, ma quando furono costruite alcune villette a schiera accanto al famoso Brandi Galluccio, siamo proprio all'ingresso di Noa, lì sono state trovate delle tombe messapiche. Quindi se c'erano una necropoli, magari qualcosa c'era. E proprio fra Masseria con la Baldi, qua siamo di fronte al palazzo Baldi, e a Masseria con la Baldi c'era un convento dedicato a San Teodoro, e lì in quella zona di fronte, quindi di fronte a con la Baldi fino alla chiesa di Sant'Antonio, spero che la conoscete tutti, è quella con la cupola verde dedicata a Sant'Antonio da Padova, quella zona spesso e volentieri, quando si ara, anche quindi a pochi centimetri, si trovano manufatti, monete, e ceramiche, e quindi qualcosa per forza ci doveva essere. Ecco perché andrebbe
indagato, molti, molti punti del territorio andrebbero indagati. Io ho denunciato più volte questo discorso, ma non so se per questioni di soldi o altro non si è mai fatto una reale, diciamo, ricerca sul campo, cioè non si è andato a scavare in queste zone. E quindi praticamente, tra l'altro, legato a Messapi, ci sono alcuni studi del Ribezzo che argomentava che praticamente nel dialetto messapico dell'antica Italia non certo poteva superare la concorrenza letteraria, civile, politica del greco e del latino. Infatti è rimasta una Kulturspreche, non so se l'ho detto bene, Kulturspreche, cioè una lingua che apparteneva alla cultura di un determinato popolo, cioè solo a quella, quindi non era né greca né latina, era messapica. Quindi l'antico idioma salentino non raggiunse un livello di evoluzione tale da essere paragonato alla lingua colta del tempo, ma lo stesso Ribezzo sosteneva che anche se il messapico non rientrava nelle lingue letterarie parlate da Quinto Ennio di Rudie, le lunghe iscrizioni di contenuto civile e politico erano da considerarsi espressione della lingua ufficiale di una nazione e di uno Stato. Vi ricordo che le città messapiche erano delle città-stato, quindi erano indipendenti fra di loro, ma in caso di attacco o di altro si alleavano. Hai fatto bene a ricordare Artas il Grande, che era, oltre che il re di Manduria, lo era anche di Alitia, di Alezio, e proprio in quella cosa che tu non parli, si parlava che alcune truppe partono appunto da Sallentia e quindi ad aiutare un attacco che era stato fatto ad Alezio intorno al V secolo. Quindi l'antico insediamento di Galatina faceva parte di quella realtà storica al centro dell'antica Salentina, che avrà rivestito certamente un'importante funzione strategica in seno alla Dodecapoli messapica. Che significa? Queste 12 città mitiche che si dice c'è nello Strabon anche di Soleto, che vengono riportate. Tra l'altro c'è qualcosa di che non si capisce bene tra accanto a Soleto. Non so, potrebbe essere pure Gallia, chissà, forza. Motivo di ricerca. Vedremo. È pur vero comunque che sono state trovate finora importanti tracce della sua vestigia, ma ciò non può escludere che ce ne siano nel sottosuolo. È probabile che non ci sia stato l'interesse precipuo ad andare in fondo a questa cosa. Giacomo Arditi offriva importanti interpretazioni sulle origini storiche di Galatina, delineandone gli aspetti etnici, culturali e ambientali, e anche leggendari, che caratterizzano tutta l'area territoriale che fa parte di Galatina, che secondo lui fu meta di immigrazione proveniente dal vicino Oriente. Egli, citando il Casotti, tra l'altro preziosissimo il Casotti, c'è una bellissimo libro nella biblioteca qui a Galatina del Casotti, che nei suoi opuscoli asseriva appunto che l'antica città si trova a 2 km a settentrione da quella attuale. Quindi, come vedete, queste mura, guarda caso, sono circa 2 km dalla città attuale. Erano da rinverirsi nello stesso centro pietroso. A prova della messapicità di Galatina, essi consideravano il fatto che i suoi abitanti avevano preso parte all'insurrezione messapico-salentina contro i romani nel 212-211 a.C., prima di essere sottomessi nel 209 a.C. da Quinto Fabio Massimo, che spense ogni speranza di indipendenza per i popoli dell'antica Salentina. La levata di scudi contro il nuovo conquistatore dell'Urbe fu fatale per i messapi, che conobbero le amare conseguenze della loro sfortunata scelta di campo. Avendo appurato l'autenticità dell'antico territorio galatinese, lo stesso Arditi si interrogava sulle sue origini remote, riportando le varie ipotesi che egli aveva appreso da altre fonti, che non cita naturalmente, e gli scriveva Andre Ferrari, senz'altro. Sì, sicuramente. Che qualcuno la vedeva fondata da Vidomaro,
capitano dei Galli, altro dai Tessari appunto, che gli avevano attribuito il nome della loro città d'origine, Galatena o Calatena. Altri da immigrati della Galizia, regione dell'Asia Minore, e altri ancora la collegavano a Galata, figlia di Teseo, re di Atene, o a una colonia di ateniesi al seguito del famoso Lizio Idomeneo, che vi ricordo era re di Creta, che ha combattuto la guerra di Troia e secondo la leggenda ha fondato sia Lecce che Gallico. Infatti nello stemma di Gallicoli c'è il gallo con l'iscrizione latina Fideliter excubat, cioè vigilo fedelmente, che era lo stemma di Lizio Idomeneo. Ma è anche il stemma di Galignano, eh? Il gallo. Sì. Questo è le origini. Quella è gallina, quella. Allora, torniamo. Più gallina che galla. Allora, dicevo, arriviamo proprio al punto che vi parlavo prima. Un'altra interpretazione portava a considerare un antico insediamento distrutto nei pressi di Soleto, denominato Calliai, in cui abitanti avrebbero cofondato la mitica Sallentia. Quindi, come ti stavo dicendo, è i galatinesi Cagliari che fonda Sallentia e non Sallentia a nascere prima. Vogliamo prenderla così. Dovremmo, è un'ipotesi, naturalmente, sono tutte supposizioni, finché non si trova qualcosa di... è difficile trovare documenti di... non si sa mai, risalenti a... sottoterra può uscire di tutto. Sì. Quindi, i cui abitanti avrebbero fondato la mitica Sallentia, la nuova città di Galatena. L'Arditi, come prima di lui il De Ferraris, sostenevano le tesi dell'origine tessarica, sia dell'insediamento di Galatena sia di quello di Galatone, considerando pari la loro appartenenza ad una sola etnia di immigrati. Sulla base della corrispondenza toponomastica fra le città salentine suddette e quelle d'origine della Tessaglia, in quell'epoca diverse comunità tribali attraversavano il canale d'Otranto e approdavano lungo le coste della Iapigia. Esse provenivano non solo dalle regioni elleniche insulari e continentali, ma anche dall'Epiro, dalla Bassa Illiria, come si è detto, dalla Dalmazia, dalla Macedonia e dalla Tracia. Alcuni autori moderni hanno sostenuto che tre grandi correnti migratorie costituite da Cretesi, Illiri e Locresi caratterizzarono in un lungo periodo la stratificazione etnica del nostro Salento, che a mio parere conobbe un ben più vasto fenomeno immigratorio nei vari secoli antecedenti la colonizzazione romana. L'Arditi comunque è più dettagliato nell'affermare che la terra d'origine del popolo che colonizzò questa zona del Salento era del territorio, secondo lui, di Janna. Janna che attualmente corrisponde all'incirca alla provincia di Roda di Ioannina. Il toponimo Galatena, secondo lo stesso autore, fu derivato dall'etimo greco Gala Galactos, cioè latte, perché la zona intorno era ubertosa di pascoli e di latticini. La ricchezza di allora consisteva infatti in armenti e prodotti naturali. Come si può constatare, Galatina fu considerata dai diversi autori un insediamento messapico. Quindi perché non crederci se ne hanno parlato? Essa non fu probabilmente una città autonoma con moneta propria, anche se è uscito fuori prima. No, non è... è una dracma ateniese quella, è sicura. Dicevo però, riguardo a questo, adesso non aveva moneta, ma per quanto riguarda le antiche medaglie che si suppone siano state ritrovate in zona con la testa di Minerva da una parte e dall'altra con l'iscrizione greca Gala Tinon, l'Arditi riportava in accordo con il Maggiulli che non potevano essere ascritte con affidabile certezza al luogo o al periodo storico descritto. Infatti nel Corpus Inscriptionum Messapicarum il ribezzo, dissertando su un antico toponimo di Galatas, riferiva dell'insediamento messapico posto in una zona intermedia tra Galatina e Galatone. Egli collegava la città ai Calabri o Galabri, come si è detto. Vi ricordo che in tutte le antiche carte sul Salento troverete la scritta Calabria, quindi quando leggete di Calabri, calabresi e di Calabria, erano i nostri avi salentini, non erano i calabresi, va bene? Gli illirici Galabrioi, che secondo il Capovilla
si insediarono in alcune zone del Salento centro-orientale, in una fase successiva alla vera e propria immigrazione illirica. Essi facevano parte della stessa fratria, grande tribù, denominata Gala, nome mitico di una stirpe che attraversò lo stretto Adriatico per approdare a Otranto, per posto spostarsi verso Fraquentum, l'attuale muro leccese, e Soledo, appunto, la Sardegna.